nell'aula del Consiglio regionale della Friuli Venezia Giulia la prima attuazione alla legge che riconosce la memoria e il sacrificio degli alpini, quel che fecero le penne nere nel post terremoto è storia, ha sottolineato il presidente del Consiglio Bordin. Uomini su cui poter contare, li ha definiti il governatore Fedriga. La sezione ANA di Domodossola ha festeggiato i suoi primi 100 anni. Nel fine settimana le celebrazioni ed un emozionante carosello messo in scena dalla locale fanfara insieme a quella di Asso e Valchiese. Più di 500 atleti hanno preso parte a Maser alla 49esima edizione del campionato nazionale di marcia di regolarità organizzato dalla sezione di Treviso. Ad accendere il tripode il grande maratoneta italiano Gelindo Bordin. Gianluigi Rusconi, Ottavio Fazzini, Ennio Brumana della sezione ANA di Lecco sono i campioni italiani ANA di marcia di regolarità. Nel campionato nazionale svoltosi a Maser sono stati i più precisi. Secondo posto per la pattuglia 61 della sezione ANA Brescia, terzo per la 112 della sezione ANA Torino. Grazie è la parola attraverso la quale il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha voluto esprimere il sentimento nei confronti delle penne nere in occasione della celebrazione nella sala consiliare di Trieste della giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini. Una giornata che vuole essere una celebrazione dello spirito che gli alpini continuano a portare nei nostri territori, nelle nostre comunità, ma soprattutto una giornata in cui vogliamo rinsaldare le forme di collaborazione che pensiamo in questi anni di continuare a sostenere come Consiglio regionale affinché ci sia sempre la possibilità di vedere gli alpini in azione sui nostri territori, con i nostri giovani, con le nostre famiglie, con le nostre comunità. Gli alpini sono esempio di quanto di meglio sa esprimere il popolo italiano, ha aggiunto il governatore Fedriga. Sono intanto orgoglioso per questa giornata che ha istituito il Friuli Venezia Giulia. E devo dire che vuole riportare i valori degli alpini e ringraziare per quanto gli alpini, sia in armi che in congedo, fanno costantemente per la nostra popolazione e continuano ad essere protagonisti soprattutto nelle emergenze e nell'aiuto. Questo si abbina non soltanto alla generosità ma anche alla professionalità degli interventi che vengono fatti, che ci permette di avere come le associazioni nazionali degli alpini che svolgono un ruolo fondamentale per l'aiuto, per la tenuta sociale e devo dire anche per la trasmissione di valori ai giovani, che i valori degli alpini devono essere trasmessi proprio per un modello sociale che dobbiamo tutelare e valorizzare. Seppur quest'anno la giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà ed il sacrificio degli alpini sia stata celebrata con qualche giorno di ritardo, la data scelta resta quella del 20 maggio, una data non casuale. Il 20 maggio di 47 anni fa il presidente Bertagnolli ha fatto una riunione a Gorizia che era un po' fuori dalla zona terremotata che non aveva subito danni per decidere appunto l'intervento, quindi questa è stata la scelta, cioè per decidere l'intervento e l'organizzazione dei cantieri che poi sono stati 11 come abbiamo ricordato. Io nel mio intervento a nome di tutti gli 8 presidenti del Friuli Venezia Giulia ho cercato di mettere in luce le vicende del 76, cioè quando migliaia e migliaia di alpini, giovani e vecchi, sono venuti da noi ad aiutare la zona terremotata del Friuli. Promuovere e sostenere attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli alpini. Ecco cosa prevede la legge regionale 6 del 2022 del Friuli Venezia Giulia. Difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzare il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, come l'ANA fa da ormai più di 100 anni. Io credo che se c'era bisogno ancora di un suggello, questo oggi qui, dopo la donata di Udine, è un segno ancora concreto, lo ha detto sia il Presidente della Giunta regionale Fedriga, sia il Presidente del Consiglio regionale, l'hanno ribadito con forza, il legame che c'è profondo tra la gente del Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Nazionale Alpini e gli alpini in generale. Io credo che questo sia un buon segno, un segno anche della possibilità di guardare al nostro futuro, guardando ai giovani, per poter trasmettere quei valori che noi riteniamo fondamentali per un popolo, per la sua identità, per la capacità di avere un futuro certo. Due sfilate, diverse celebrazioni e commemorazioni a cui si è aggiunto il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense ed il carosello di quelle di Domodossola, Asso e Valchiese. Thank you.
La sezione Anna di Domodossola ha festeggiato nel weekend i suoi primi 100 anni e lo ha fatto in grande stile, avvolta nell'abbraccio della cittadinanza locale, alla presenza dell'Avaro e del presidente nazionale Sebastiano Favero. È uno spettacolo vedere questa mattina, ieri, veramente grandissima partecipazione anche della città, di tutta la città, quindi il mio grazie va a tutti, ai miei collaboratori, a tutti. A 100 anni di distanza da quando nel 1923 32 penne nere in congedo decisero di dar vita alla sezione, oggi i numeri sono saliti a 3.011 soci alpini, a cui si aggiungono 527 aggregati o amici degli alpini distribuiti in 47 gruppi. Una sezione attiva sia in ambito di volontariato che di protezione civile, senza dimenticare sport, musica con il coro e la fanfara, la solidarietà e la cultura con il museo Casa dell'Alpino intitolato a Don Carlo Righini e gli incontri nelle scuole. Una sezione vicina alla propria comunità, come si evince anche dalle parole del primo cittadino. È un grande onore avere qua il presidente nazionale, il labbro nazionale, un grande onore per la città di Domodossola, ma mi permetto di dire per tutto il territorio. Saremo eternamente grati agli alpini per ciò che sono, per ciò che fanno e per ciò che rappresentano. Ancora una volta, grazie di cuore. In occasione del centenario, la sezione Anna di Domodossola ha ricevuto anche l'encomio dalla propria città, che fa seguito al conferimento nel 2013 della cittadinanza onoraria. Conferisce encomio della città di Domodossola alla sezione di Domodossola dell'Associazione Nazionale Alpini nel 100° anniversario della sua fondazione. È stato Gelindo Bordin ad accendere il tripode durante la cerimonia di inaugurazione del 49° campionato nazionale Anna di Marcia di regolarità a pattuglie, svoltosi nel weekend a Maser in provincia di Treviso. Lui, primo italiano a vincere nel 1988 a Seul la maratona olimpica ed unico italiano ad aver vinto quella di Boston, ha ben sottolineato il significato di quella fiamma. È una fiamma importantissima perché ci collega alla nostra storia, ci collega al lavoro di tantissimi volontari che mantengono vivo lo spirito degli alpini ed è un onore essere qua a rappresentare lo sport come uno degli elementi che hanno oggi loro per tenersi uniti. Quindi onore naturalmente agli alpini, onore a tutti quelli che hanno dato la vita per il nostro paese e anche onore allo sport che diventa un elemento importante per continuare a mantenere viva la nostra storia, perché il ricordo e i messaggi che arrivano da loro devono essere importanti anche per le nuove generazioni. È la seconda volta che Maser ospita ed organizza il campionato nazionale Anna di Marcia di regolarità e lo ha fatto con grande orgoglio e professionalità, coinvolgendo l'intera comunità alpina e non. Abbiamo tanta affluenza perché ci teniamo. La sezione di Treviso è molto fedele a questi momenti commemorativi, lo sono sentiti e hanno piacere di parteciparvi. Tante mogli, tante fidanzate, tanti figli hanno collaborato, hanno lavorato assieme, quindi fa piacere, sono un buon presupposto per il futuro. Un campionato che, come tutti gli altri, torna per la prima volta dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia e che, visti i numeri, si è dimostrato essere particolarmente atteso. Abbiamo atteso 3 anni, sì, è vero, però con grande soddisfazione e soprattutto considerando le presenze, circa 500 atleti, i numeri parlano da soli. Già quest'inverno abbiamo avuto le prime avvisaglie nei numeri dei partecipanti ai nostri campionati, c'è questa voglia di ripartire e noi siamo pronti e siamo qui oggi, lo abbiamo dimostrato, nonostante il tempo poco clemente. Insieme all'apertura del campionato, sabato si è svolta anche la commemorazione per i 100 anni del monumento ai caduti di Maser, realizzato dallo scultore Angelo Rossetto, inaugurato il 28 ottobre del 1923 dal podestà Davide Basso. Solo 3 mesi dopo nasceva proprio a Maser Emilio Bottin, reduce ex internato che ha vissuto sulla sua pelle l'esperienza della guerra e della prigionia, che ha voluto essere presente alla cerimonia. Questi reduci, Emilio con i suoi commilitoni, che sono la nostra stella polare, la nostra storia, la nostra memoria vivente, e dico che se noi oggi siamo quello che siamo e siamo qui è grazie a loro. E permettetemi di ringraziare i nostri volontari impegnati dal primo momento nell'Emilia Romagna nel dramma che hanno avuto. I nostri volontari sono ancora lì, ci sono anche degli atleti che non sono presenti oggi qui materialmente, ma col pensiero sono con noi e sono a dare una mano ai nostri fratelli dell'Emilia Romagna.
162 pattuglie al via a Maser per il 49esimo campionato nazionale ANA di marcia di regolarità, di cui 137 formate da soci alpini e 25 da aggregati. La partenza, per gentile concessione del conte Vittorio Dalleore, nel giardino della villa di Maser, una delle più famose opere dell'architetto veneto Andrea Palladio, concepita attorno al 1550 come sede prestigiosa della tenuta agricola dei fratelli Barbaro, i quali, per la decorazione, chiamarono il pittore Paolo Veronese e lo scultore Alessandro Vittoria. Una villa che oggi è riconosciuta patrimonio dell'UNESCO. Per me la gioia è condividere la bellezza di questo posto e avere così tante persone che vengono e possono apprezzare questa atmosfera, questa bellezza, è una gioia unica. E poi gli alpini sono gli alpini ed è una meraviglia averli, vedere tutte queste persone qui con la penna, sapere che cosa vogliono dire, tutto quello che fanno ancora per tutti noi, l'impegno che ci mettono, la serietà, l'immagine che portano dell'Italia in giro per il mondo. E per me è stato un grande onore averli qui a Maser. Dopo essersi lasciate alle spalle la villa di Maser, le pattuglie hanno proseguito lungo il percorso, 14,5 km tra le colline asolane e lungo i sentieri che portano alla parte più panoramica da cui si può ammirare il paese dall'alto. La parte più impegnativa è la parte quella in salita, dove abbiamo dei tratti abbastanza ripidi. Poi il resto passa per le nostre trincee, che era una seconda linea durante la Prima Guerra Mondiale, e poi su un tratto abbiamo anche una chiesetta dove si vede benissimo anche il Grappa. Tutto il percorso preparato dai volontari nei giorni precedenti, perfettamente segnalato come di regola, è stato suddiviso in settori con medie variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 6,5 km all'ora, che ogni pattuglia ha potuto scegliere tra una serie di 3, alta, bassa e minima. La pattuglia più precisa, che ha così conquistato il primo posto in classifica, è stata la numero 110, composta da Gianluigi Rusconi, Ottavio Fazzini ed Ennio Brumana, appartenenti alla sezione ANA di Lecco. Il percorso non era facile oggi, perché dopo tutte le piogge dei giorni scorsi e anche questa mattina, però è sempre riuscito Gigi a tenere il passo anche in salita, in discesa e quindi a stare concentrato per tutto il percorso. Abbiamo scelto la media alta perché comunque ci sembra giusto che questo sport non sia solo tecnica ma sia anche un pochettino agonistico rispetto alle gare normali. Sapevo di avere un capo pattuglia forte e quindi mi sono fidato ciecamente dal suo passo. Io l'ho seguito tranquillamente, sapendo di fare un buon risultato. Secondo posto per la pattuglia numero 61 della sezione ANA Brescia, composta da Angelo Aguscio, Mario Ferrari e Domenico Cavagnini. Terza la 112 con Claudio Negro, Cesare Lamberto e Alberto Bianco della sezione ANA Torino. Prima pattuglia per gli aggregati la 218, composta da Walter Gandossi, Giovanni Baroni e Angela Serena della sezione ANA Bergamo. Se ti piace questo canale, iscriviti e accendi la campanella.